Andrea, lei ha definito questa iniziativa come una rotta verso l'autonomia. È lo scopo questo del secondo tour, questa volta si andrà in Sicilia. Sì, è esatto, lo scopo è proprio quello, l'idea è quella, l'iniziativa è quella. Noi dobbiamo pensare che noi genitori non siamo eterni, quindi dobbiamo cercare di preparare questi ragazzi per la vita al dopo di noi, quando non ci saremo più. E quindi è importante farli prendere delle iniziative, farli vivere la vita di oggi come da loro, solo da loro. E questo è un modo per noi per provarli a istigare a trovare questa loro autonomia. Questa è la seconda esperienza. Come è andata la prima? È andata molto bene. La prima l'abbiamo fatta l'anno scorso, abbiamo circumnavigato le Eolie, quest'anno ritorneremo in Sicilia grazie anche alla collaborazione dell'associazione di volontariato di Siracusa, Sicilia per tutti, e faremo la costa orientale della Sicilia. È andata bene, anche non è stato tutto idilliaco, ma era giusto che era così, perché il primo giorno i ragazzi entusiasti andavano tutti d'accordo eccetera, poi il secondo giorno quando sono cominciati ad arrivare gli impegni, le difficoltà, si sono cominciati a creare delle piccoli attriti, delle piccole cose, ma ci stavano, dovevano tirare fuori il loro carattere e avere la loro personalità, quindi anche questo è uno scopo di questo progetto. Quale sarà il percorso e cosa faranno questi ragazzi? Allora, il percorso parte appunto da Capo d'Orlando e andremo con il primo gruppo alle Eolie. E farò fare un giro delle Eolie a queste famiglie, il che ci permetterà poi il venerdì di prendere l'imbarcazione, fare il periplo dello stretto di Messina e arrivare a Marina di Riposto, che è la città di Giarre, praticamente sotto Taormina. Il sabato mattina ci sarà un cambio di equipaggio, saliranno a bordo i ragazzi disabili, salirà a bordo la mia famiglia, mia moglie, che mi daranno una mano a portare questa imbarcazione fino a Siracusa e riportarla poi fino a Messina. A Messina sbarcherò tutti e riporterò io personalmente la barca da Messina a Capo d'Orlando, perché è una barca a noleggio e quindi va riportata alla compagnia di navigazione. Quali saranno i compiti dei ragazzi a bordo? I compiti dei ragazzi a bordo sono principalmente di quando si mangia tenere in ordine, quindi bisogna sparecchiare, bisogna pulire. Ognuno di loro ha una sua cabina, ognuno è responsabile della propria cabina, del proprio bagno e vanno tenuti in ordine e puliti. Ovviamente non mi potranno aiutare per quanto riguarda le manovre in banchina, perché non è sicurezza e quindi staranno comodamente seduti in barca. Questa è un'imbarcazione, un catamarano, l'ho scelto perché non ha le manovre appoggiate in coperta, quindi è fruibile da tutte le persone che non sono pratiche di una barca a vela e quindi possono camminare tranquillamente sulla coperta dell'imbarcazione. La coperta è praticamente il piano calpestabile dell'imbarcazione e quindi per loro è assolutamente sicuro. Ho avuto prova l'anno scorso, è stata veramente una scelta giusta e quindi l'ho replicata quest'anno nello stesso tipo di imbarcazione, solamente con una cabina in più, perché abbiamo due persone in più.